Anticipazioni uomini e donne, classico, la rabbia di Marta, Virginia favorita? Dopo l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Marta Pasqualato continua a riservare frecciatine sui social a Nicolò Brigante. Si terrà domani 17 aprile una nuova registrazione del trono classico di Cancelletto Uomini e Donne. Sarà un appuntamento decisivo per capire gli sviluppi dei percorsi dei tronisti Nicolò Brigante, Niloufar Hadati e Sara Affifella, che nelle ultime settimane hanno dimostrato di non essere ancora pronti per la scelta finale. Ma uno di loro, in particolare, è stato protagonista di un clamoroso voltafaccia nel corso della registrazione effettuata lo scorso 10 aprile, nella quale ha riservato una sorpresa ad una corteggiatrice, finendo per scatenare la rabbia e la delusione dell'altra. E, a quanto pare, la ragazza delusa non avrebbe ancora dimenticato l'affronto subito. Trono classico di Uomini e Donne, gli attacchi di Marta Pasqualato. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Nicolò Brigante ha deciso di organizzare un'esterna a Parigi per Virginia Stablum, la corteggiatrice che, a questo punto, sembra essere la sua preferita. Nell'ultima registrazione che è stata effettuata il 10 aprile, Marta Pasqualato ha appreso la decisione del tronista ed è uscita dallo studio in preda alla rabbia. Da allora, ha lanciato diverse frecciatine nel suo profilo Instagram, con pesanti accuse nei confronti di Nicolò Brigante. Dopo aver dedicato una frase pungente in una sua Instagram story dichiarando che per essere una coppia bisogna essere in due, e non in tre, la corteggiatrice ha pubblicato anche un video dove ha parlato dei suoi progetti per il futuro. Una sua frase lascia pochi dubbi riguardo il desiderio di andare avanti, dimenticando il passato. Ho deciso che ricomincerò a sorridere, ha affermato, lasciando intendere che l'esperienza a Uomini e Donne potrebbe essere giunta al termine. Uomini e Donne, anticipazioni, Nicolò prossimo alla scelta. Le affermazioni di Marta Pasqualato, unite al comportamento di Nicolò Brigante, lasciano davvero poco spazio ai dubbi sulle intenzioni del tronista di Uomini e Donne. Una locazione come Parigi, considerata la città più romantica al mondo, conferma come Nicolò prenda seriamente in considerazione Virginia Stablum come sua futura fidanzata. A ciò si aggiunge il gesto eclatante della madre di lui, che solo alcuni giorni fa ha iniziato a seguire proprio la modella, e non Marta Pasqualato, nel suo profilo social. Una presa di posizione che non è sfuggita ai fan di Uomini e Donne, più che mai convinti che la scelta sia imminente. E chi meglio di Virginia sarà la nuova fidanzata del tronista? Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Uomini e Donne News.